Un doppio colpo micidiale a inizio ripresa e il Foligno inaugura il 2019 con una vittoria ai danni della Ponte Vecchio. Il successo per 2-0 permette ai Falchi di allungare in vetta la classifica. Adesso sono 5 i punti di distacco dalle seconde, lo Spoleto e il Lama. Una partita, quella con i rossoverdi di Grilli, non semplice però per i ragazzi di Armillei. Come testimonia un primo tempo terminato 0-0 con gli ospiti ben arroccati. Foligno però implacabile all'alba dei secondi 45 minuti, quando ha saputo sfruttare gli errori altrui per andare a rete. Prima dell'inizio della gara, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giulio Bromuri, capitano del Foligno tra gli anni 60 e 70, scomparsi in settimana. I giocatori del Foligno sono scesi per l'occasione in campo anche con il lutto al braccio. Le immagini di Giorgio Polli ci portano al racconto del match. Al sesto per prima avanti la Ponte Vecchio, angolo di De Luca in mezzo all'area di testa Varcioni, che non inquadra lo specchio. Foligno che non riesce ad alzare i ritmi, vista la densità e il pressing portati dagli ospiti nella zona nevralgica. La prima conclusione dei Falchi è del 21esimo, con 20 anni, che raccoglie un pallone arrivato da corner e tenta il sinistro da fuori, disinnescato da Guerra. Poi l'azione è fermata per fuorigioco. Gli uomini di Armillei tengono il possesso e provano ad aumentare la pressione dalla mezz'ora. La Ponte Vecchio però alza il muro e rende inefficace il predominio dei padroni di casa fino al duplice fischio di Cerbasi. Questo anche perché gli ultimi disperati assalti del primo round da parte del Foligno sono infruttuosi. Tutto nel secondo minuto di recupero. Ginai riesce a penetrare in area dalla linea di fondo, ma il suo passaggio raso terra viene spazzato sulla linea. Si prosegue e il dialogo tra Ginai e Peluso porta quest'ultimo a tirare da ottima posizione in area piccola, ma la conclusione non prende il giro desiderato e muore sul fondo. La ripresa si apre con la Ponte Vecchio pericolosa. È De Luca da calcio piazzato a mettere i brividi al quarto, ma la sfera finisce al lato. Risponde il Foligno a nono ed è gol. Azione di contropiede partita da 20 anni, su palla persa da De Luca. Ginai al limite allarga per Peluso sulla sinistra. Tiro di prima intenzione murato da Fuscagni e la sfera si impegna, ma Zanchi è ben appostato in area per arpionare e spara la girata vincente. Non bastasse, al 14esimo ecco pure il raddoppio. È fantastico il cost to cost di Pettinelli, che parte dalla sua metà campo saltando tre avversari, avviando la ripartenza e mettendo Ginai davanti a Guerra per il 2-0. Potrebbe arrivare anche il 3-0 al 24esimo, azione ancora avvolgente dei Falchi con Francioni che serve Peluso, che subito indirizza sul secondo palo per 20 anni. Il destro è respinto da Bagnetti e Pettinelli manda altissimo il pallone vagante da posizione ravvicinata. Ancora palla buona per i biancozzurri al 90esimo, Gorini lancia Peluso che serve centrale il liberissimo 20 anni, ma Bagnetti evita di incassare il tris. Finisce 2-0 e il Foligno inaugura la grande del 2019, mentre la Ponte Vecchio dovrà lavorare sodo per uscire dalla crisi che l'ha risucchiata nei bassi fondi. Ma sì, perché una volta sbloccata la partita si creano spazi, noi su spazi siamo devastanti. Difficile sempre sbloccarla perché chiunque viene qua, in 9, in 10 si difendono tutti dentro l'area, quindi non è facile sbloccarlo. Il difficile è quello, dopo il resto tutto in discesa. Sì, va dato merito all'avversario, la Ponte Vecchio, che comunque ha fatto un'ottima partita, soprattutto sotto l'aspetto difensivo. Erano messi bene in campo e noi trovavamo delle difficoltà perché giravamo la palla in maniera un po' lenta. Poi però verso il 30esimo, l'ultimi 15 minuti invece abbiamo fatto meglio, con più velocità le giocate, abbiamo creato un paio di situazioni, fra cui l'ultima clamorosa con Peluso. Poi il secondo tempo, nel momento in cui abbiamo sbloccato la partita, è stato tutto molto più semplice e più facile, perché comunque la squadra avversaria si apre e noi negli spazi siamo pericolosi. Che cosa ci sta a fare in questo campionato lo sappiamo tutti, non ci sta a fare niente, cioè non è il suo campionato, non è, è un pubblico ovviamente che di altre piazze, di altre esigenze e fortunatamente è una squadra che sta ammazzando questo campionato, ormai penso che non ci sono più dubbi per la vincente del campionato, ecco.